Giorni, ormai anche da anni. Pensiamo alla scuola di Beslan. Com'è possibile che tutto questo sia arrivato fino a quello che stiamo vivendo noi da lontano e tante persone in prima persona? Spara il serpente della prima mela. Su, su, su!
Con loro ci vediamo più tardi. Litfiba! Litfiba! Di nuovo sul palco di Propaganda Live. Questa è una dedica assolutamente spontanea al popolo ucraino, a quella resistenza incredibile. È una canzone che ha molti anni, che fu scritta per il popolo palestinese, ma che ha esattamente lo stesso valore anche oggi. Scusami, il mondo è il gioco dei ricchi. Oh no, scusami, non era un gioco per tutti. Oh no, sparami, ma la sostanza non cambierà mai. Bacio il buio e sto deviando, poi bacio il cielo che quasi ci credo. Ho luci dentro e piume fuori, chi vola prima o poi saremo anche noi. Sono io, sei tu. Mi fa rabbia perché aumenta le differenze tra chi ha potere e chi non ha proprio niente. Sempre più niente. Sparami, sarà sempre meno quello che pensi. Una nuova realtà sommersa. Sistema è una gabbia, mi dai in omaggio rabbia. Spari, fai colpo su colpo, io risponderò. Apriti e scegli i segni più buoni. Tuoi nemici più veri, che poi passerà quest'anno nero, come son passati gli altri. Se vogliamo cadrà ogni muro, anche più duro tra di noi. Sparami, sparami, lo sarà sempre meno. Sì, una nuova realtà sommersa e colpo su colpo risponderò. Questo sistema è una gabbia, mi dà in omaggio rabbia.
Led Zeppelin. Allora, se Roberto si alza, grazie. Prego. Vedi? No, capito. Ora va bene tutto, però veramente. Va bene non avere una cartellina con i presentatori, ma proprio metterci seduti sopra così. Ci spostiamo? Piero Pelù, Diego Lanzone, Led Zeppelin. Allora, vai. Dunque, intanto vi chiedo. E abbiamo appena sentito le parole di Messeline Nejad sul valore anche della musica, del cantare, del poter cantare laddove non è permesso e del messaggio che la musica, l'arte in generale manda anche in momenti come questo. Diciamo che non ci siamo fatti mancare nulla anche in queste vostre due performance, soprattutto in questa. Hai anche raccontato il perché di questo brano. Qual è il vostro pensiero in merito? Che ruolo pensate di svolgere come artisti, come cantanti, insomma, per quello che si può? Beh, diciamo che cerchiamo di vivere, ad esempio, un periodo così difficile per quanto da dietro lo schermo, quindi tutto sommato in una situazione di privilegio, però cercando di non perdere il contatto con la realtà. Stamattina ci siamo svegliati con la notizia del bombardamento di una centrale nucleare, la più grande centrale nucleare d'Europa, da parte di un uomo, se così si può definire, che nel 2004 distrusse una scuola piena di bambini, facendo 333 vittime, e con il quale però abbiamo continuato ad avere rapporti economici. Quindi facciamo parte di questa realtà, anche se non sempre siamo d'accordo con quello che vediamo. Essere critici non è facile in questo periodo. Siamo ancora, credo, abbiamo ancora una certa dose di democrazia in questo paese rispetto alla Russia, rispetto all'Iran, rispetto purtroppo anche a tanti altri. Non ci possiamo lamentare, però al tempo stesso bisogna anche stare molto attenti a non perdere mai il contatto con la realtà, perché, e questo insomma, un musicista che vabbè dovrebbe anche avere un po', come dire, la licenza poetica di poter vivere la propria vita in maniera appunto artistica e non necessariamente attaccata alla realtà, però è impossibile insomma non esserlo, ecco. E quindi diciamo che l'arte racconta la realtà e cerca anche di ispirarla. Allora, per quel che vi riguarda, Roberto si era seduto su questi preziosissimi appunti. Allora, i Litfiba porteranno in scena, questa è la grandezza che ci leggo, l'altro giorno ho letto una roba qua, la pagina della Brignardi, mi ero sopravvalutato, ho letto così. Guarda. Leggo io. I Litfiba porteranno in scena il tour di Addio. Addio. Avvia. Addio. Chiamato l'ultimo girone, dal 26 aprile al 25 maggio sarete a Padova, Napoli, Roma, Firenze e Milano e presto saranno svelate alcune sorprese per quest'estate. Postilla, nel 2020 hanno fatto 40 anni di carriera, ma causa pandemia festeggeranno quest'anno il 42ennale. 40 più 42. 40 più 2. Un grande applauso ai Litfiba. Applauso in giro, voi, in tour. Un applauso va grazie a voi. Mille, grazie, grazie. Mille, grazie, grazie davvero. Grazie. Litfiba. Grazie. Ciao ragazzi, ciao, grazie. Naturalmente. Allora